12 birilli di cocaina custoditi all'interno di una capsula di plastica contenente genericamente le sorprese dell'uovo pasquale Kinder, capsula che era stata riposta nella macchina cambia soldi di un bar situato in Viale Pola nel centro di Ostuni. Il ritrovamento ad opera dei poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza della Città Bianca ha portato all'arresto del titolare 32enne, le cui iniziali sono AQ, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel giro di 2 giorni l'uomo è stato rimesso in libertà con obbligo di dimora. Martedì scorso le forze dell'ordine erano entrate nel locale per un controllo. Alla vista degli agenti il 32enne si era agitato tanto da insospettire i poliziotti, che sono poi arrivati al vano di una macchina cambiasoldi dove hanno trovato i 12 involucri di cocaina termosaldati con all'estremità un nastro isolante nero per un peso complessivo di 7,4 grammi. Oltre alla droga sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione, un rotolo di nastro isolante nero e addirittura il foglio con la contabilità dell'attività di spaccio. Il barista, su disposizione del pubblico ministero di turno del Tribunale di Brindisi, è stato posto ai domiciliari per poi essere notificato l'obbligo di dimora a Ostuni, con una serie di ulteriori limitazioni della libertà personale, tra cui quella di non dover uscire dalla sua abitazione dalle 22 della sera fino alle 6 del giorno dopo.